Questo Rocanella aiutò Pasquale Bonavota, un altro boss dell''ndrangheta di Sant'Onofrio, loro alleati per parecchi omicidi, per i proventi di droga. Tutti questi soldi, tramite loro, li fece portare una cassetta di sicurezza e li faceva investire pure lì, in una cassaforte in Svizzera. Li portava pure Pasquale Bonavota. Pasquale, però. Quindi Soldi. denaro contante Sì. originato da traffici di Sì, questo stupefacenti, sì. finito in Svizzera Finito in in Svizzera. cassette di In sicurezza. cassetta di sicurezza. Pasquale Bonavota. E questo è il gruppo Anello. Questo è Rucanello Bonavota, perché Anello poi aiutò il Bonavota, perché i Bonavota erano, diciamo, un pochettino, non so che termine devo usare, perché erano un pochettino così in disgrazia, inesperti, perché il padre del Bonavota poi è morto e i ragazzi avevano poche esperienze e l'aiutò sia i Morabito Palamara e questo Rocanello. Io me ne sono occupato di stupefacenti, però io prendevo solo i soldi che li faceva Pasquale Bonavota, Razionale Saverio, quelli che... Lei prende dei Ma, profitti praticamente. poi qualcosa io prendevo, praticamente mettevo 50, 30, 80.000, 40.000, quanto ci avevo. Se raccoglievo un milione e mezzo di euro, se facevo questo passaggio, no? Praticamente questo passaggio con l'amicizia di Pasquale che Bonavota, con Roccanello si mettevano insieme questi soldi e si facevano queste cose, questi passaggi. I Bonavota si appoggiavano a questi Anello e altre persone, perché poi lì ci sono pure tipo i Morabito e i Palamara che hanno avuto pure delle cose, però si sono messi più, diciamo, in Germania, in questa parte qui, in Austria, che hanno messo Quindi Bonavota sostanzialmente per il tramite degli Pasquale Anello, Bonavota, diciamo, Pasquale più Bonavota, il per il broker tramite è degli noi. Anello dirottava stupefacenti in Svizzera perché in Svizzera poi Anello sapeva La cosa cosca fare, anello, diciamo, come farlo come spacciare. farla smerciare.